a un certo punto della guerra, purtroppo l'ultima guerra, io avevo 8 anni, ci fu la necessità di distruggere il mangano, perché ci voleva la legna e si doveva vivere di altre cose e sembrava un mestiere finito. Se non che io mio nonno dissi: no, nonno, il mangano è per me. E lui guardò questo bambino di 8 anni e disse: va bene, ok. E il mangano si è salvato per così, per un bambino di 8 anni. La stamperia Marchi è unica per la sua tradizione antica ed è custode del mangano. Della nostra famiglia ha cominciato a lavorare nella bottega il mio bisnonno verso la fine dell'Ottocento. Però la bottega è del 1633 e da allora è sempre stata in attività. Il suo lavoro poi è intervenuto mio padre e mio padre e poi è continuato io e oggi mio figlio. L'ambiente, il mangano, la bottega antica. Fin da bambino venivo a giocare qui in bottega e piano piano si può dire che ho imparato il lavoro giocando fin da bambino. Un mangano è una macchina antichissima che ha origini mesopotamiche. Poi si è perfezionato nel Medioevo con i grandi ingegneri, soprattutto Leonardo da Vinci, che ha perfezionato questo ingranaggio antico come lo vediamo oggi a Sant'Arcangelo. La magia è quella. Cioè il peso di un uomo è una forza in grado di spostare 5 tonnellate di peso senza faticare. Una volta che il tessuto è perfettamente scelto, quindi lavato, viene stirato col mangano e su questo rullo il tessuto subisce una pressione perfetta che rende l'ordito e la trama della tela allo stesso piano, quindi è liscia e morbida, è in grado quindi di essere stampata a mano. Quello che ha caratterizzato la stampa romagnola è la magia di un colore. La ruggine del ferro dà una colorazione che è solidissima sul tessuto. E quindi è per quello che i tintori antichi hanno detto: questo è un colore magico, perché non si distrugge. Ricorda il pane appena sfornato, ricorda il grano, ricorda quello che è solare. I nostri disegni sono proprio i simboli che nascono dalla cultura contadina e che venivano usati per le prime coperte da buoi. Thank you.
primi sentieri nella Valmarecchia, in campagna lungo il fiume, erano principalmente usati dai contadini. C'è il fiume che attraversa, che viene dalla montagna, che viene a Sant'Arcangelo e va al mare, crea una vallata che soltanto 30 anni fa nessuno conosceva. È un'oasi meravigliosa. Quindi ho sentito sempre il desiderio di far vedere la mia bottega, il mio paese, la mia Romagna ai forestieri. Perché Sant'Arcangelo comunque è la porta della Valle Marecchia. Sant'Arcangelo è sempre stato un centro importante, quindi anche il nostro lavoro faceva il lavoro per tante persone che venivano dalla Valmarecchia. Negli anni difficili della guerra non c'erano i clienti che venivano nelle botteghe come oggi, quindi il nonno partiva con la bicicletta, andava a Sogliano, San Marino, a San Leo, nei vari giorni che c'era il mercato, e questo lo faceva regolarmente, perché cercare lavoro e trovare il lavoro da fare non era come adesso che te lo portano a casa, lo dovevi andare a prendere, a trovare. Fare l'artigiano ti deve piacere molto quello che fai, perché ti devi dedicare molto tempo, non è un semplice lavoro, è una responsabilità ma è anche un piacere. La gente che viene in bottega e vede quello che riusciamo a fare e non riesce a credere che è fatto con le mani, mi dà molta soddisfazione, sono orgoglioso. Quando la maestra nelle scuole elementari mi diceva: tuo padre che mestiere fa? Io ero orgoglioso di dire: mio padre è un artigiano. Non lo sapevo neanche cosa voleva dire, però era importante. Per me era importante. Macchina che a suo tempo nel Medioevo ha emozionato anche Leonardo da Vinci e grandi ingegneri del Medioevo. E ancora oggi a Sant'Arcangelo c'è un mangono attivo, integro, mai modificato e mai restaurato. Si restaura mantenendosi vivo, lavorando ogni giorno.